pensiero vincere, magari quando aprono un po' le ali fanno vedere quella piccola favilla, è una favilla che appare e dispare, e non puoi dominare la donna per la notte, si può darvi la sorpresa di avere un piccolo punto luminoso, né più né meno che questo, ma dopo non mi domina nulla. E l'anima nostra quando si restringe nei lumi naturali è una piccola lucciola che nello sforzo del pensiero apre le ali a luce piccole dalle quali spriccia appena appena una favilla, e mentre spriccia si nasconde, e mentre si nasconde vuole spriccare di nuovo. Noi crediamo. Che cosa significa questa parola io credo? Significa unirsi alla luce di Dio, perché Dio rivela, e rivela per la Chiesa, e non rivela mai direttamente, anche quando rivela direttamente qualche verità, se non è comprovato e approvato dalla Chiesa, questa rivelazione rimane una cosa fantasmagorica più che una cosa reale. Ma Dio si rivela, e si rivela per mezzo della Chiesa, nella rivelazione che è tutto il patrimonio della Chiesa e che è giusto col Nuovo Testamento. Le rivelazioni che Dio fa particolarmente ai santi, e non sono nuove rivelazioni, ma sono illustrazioni di rivelazioni già fatte da Dio, e queste esse vengono illuminate dalla luce della Chiesa, diventano come un mezzo per poter capire meglio ed elevarsi nelle verità soprannaturali. Quando la Madonna è apparsa a Lourdes, non ha fatto una nuova rivelazione nella Chiesa, ma ha rivelato se stessa, madre di questa povera umanità, soccorritrice di questa povera umanità, luce che illuminava questa povera umanità caduta nel razionalismo e caduta nel materialismo. La Vergine Santissima a Lourdes non ha fatto altro che confermare la fede con la sua apparizione, perché è realmente discesa dal cielo, ed era tutta una formazione della fede, la realtà della fede è tutta in lei. Se discendi dal cielo, il cielo ci sta logicamente, se ci sta il cielo, il Dio ci sta semplicemente. Se c'è il Dio, e ci sono tutte quelle verità che ci fanno conoscere Dio, e quindi l'unità e trinità di Dio, insomma quella luce illumina la mente nostra, la quale in certi momenti può trovarsi ottenebrata, e per la luce di Maria si trova fuori di questa zona di tenebre. La Madonna ha fatto i miracoli e ha dimostrato la potenza di Dio. La Madonna ha fatto le conversioni e ha dimostrato la misericordia di Dio. La Madonna ha sollevato le anime nella gioia interiore dello Spirito e ha dimostrato l'amore e la carità infinita di Dio. La Madonna quando appare per confermare la fede. E noi abbiamo già questo grande patrimonio, e il nostro grande orto è proprio quello di non conoscerlo, di essere dei semi ignoranti in questo campo della fede. Perché le verità della fede sono verità che devono nutrire l'anima, e non possono essere verità che sfiorano l'anima in una semplice affermazione che non ha nessuna convinzione profonda e nessuna dedizione profonda. La fede deve essere per noi l'assenso libero dell'intelletto e della volontà alla verità di Dio che si rivela attraverso della Chiesa. L'assenso libero, perché la volontà, l'intelletto deve sottomettersi a Dio, alla sapienza di Dio. L'assenso della volontà, perché la volontà deve donarsi a Dio, perché la fede è pratica, non è semplicemente una teoria, ma la fede è pratica, che si sposa nella vita. E se la vita non è una vita di fede, è una vita la quale porta l'anima nostra sul cammino tracciatoci dalla fede stessa, nella pratica della vita, la fede sarebbe una cosa semplicemente religiosa. Tutto quello che è ordinato a qualche cosa deve raggiungere quello a cui è ordinato, è logico. Ora la fede è per noi la cognizione di Dio, la cognizione del mistero di Dio, per cui noi dobbiamo come gettarci in questo oceano di grandezza, e per conseguenza dobbiamo viverne, e per poterne vivere noi abbiamo il dovere della conoscenza e dell'alimentazione dell'anima in quella conoscenza. Noi diciamo sempre Dio, 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 e certo crediamo in Dio, saremmo degli stolti se non credessimo in Dio, senza dubbio, ma dicendo Dio, 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 noi conosciamo la profondità di questo mistero?
Noi siamo Gesù Cristo, ha rivoluzionato il mondo e ha messo una nuova legge, una nuova luce, uno splendore di luce. Sì, Signore. E che cosa sappiamo noi di questo splendore di luce? Dell'armonia di questo splendore di luce? Noi non ne sappiamo niente. Appena abbiamo forse qualche massima, l'abbiamo raccolta, o da qualche libro o da qualche predicazione che abbiamo sentito. Ma non si può dire che noi capiamo, diremmo tutta la tessitura mirabile del Signore. Ha insegnato con parabole semplicissime. Ha insegnato all'umanità a riconoscere Dio, Dio. Ha insegnato all'umanità l'unità e trinità di Dio. Ha insegnato all'umanità ad amare Dio sopra tutte le cose e ad amare il prossimo. E rifuggito da quello che era semplicemente una teoria sterile e vuota come quella degli scribi e dei farisei. Per cui lì è stato severo contro gli scribi e i farisei. Ha creato un mondo nuovo. Ha formato una società nuova che disgraziatamente ha avuto il gran torto di non sapersi ispirare interamente al Santo Evangelo. Al Santo Evangelo non considerato semplicemente come una lettura superficiale degli eventi della vita di Gesù, ma approfondito nello spirito suo. E lo spirito del Santo Evangelo è un po' di linee. Qual è lo spirito dell'Antico Testamento? Nelle 10 linee dei comandamenti di Dio. Quello è lo spirito che riguarda tutto il mondo, senza dubbio, tutti i secoli. Ma si può dire la luce che è la luce del Sinai con i 10 comandamenti della legge di Dio. La luce che splende sopra della umanità rigenerata è la luce del Vangelo. E la luce del Vangelo è una luce che deve comprendere tutta la società umana, tutti gli sforzi dell'umanità, tutte le attività dell'umanità. E se tutto si ingalala in quella mirabile luce, diventa pratica di vita, e la pratica di vita diventa armonia della vita, e l'armonia della vita diventa virtù e l'amore, e l'amore diventa carità e beneficenza verso di chi soffre. E la carità e la beneficenza armonizza tutta la umanità in una sola famiglia. E la famiglia è quella presieduta da Gesù Cristo, il corpo mistico suo, la Chiesa, che era una mirabile, mirabile invenzione, possiamo dire, del suo amore, per continuare a vivere nel mondo, per continuare la sua missione di dolore nella Chiesa e nel mondo stesso. Poi io dico, tante volte possiamo smarrirci nella fede perché il demonio ci tenta e ci fa vedere certe cose che noi non sappiamo capire. Per esempio, l'apparente trionfo del male nel mondo ci scombussola, perché noi diciamo Dio può permettere mai che il male abbia la sua prevalenza sopra del bene? Eppure noi non sappiamo perché Dio lo permette, come Dio lo permette e a che cosa è rivolto quella permissione di Dio, non lo sappiamo. Sappiamo solo che Dio è infinito sapienza, infinita bontà, infinita potenza, infinito amore, e sappiamo che Egli solo può donarci la vita, questo lo sappiamo. E questa è la fede che noi dobbiamo avere nel Signore, confidando in Lui e abbandonandoci a Lui. Se la fede è rivelazione della sua eterna e divina verità, può l'anima nostra, figlioli miei cari, mescolare i nostri pensieri, le nostre storture, i nostri dubbi, le nostre tenebre a questa incommensurabile luce di verità? Possiamo noi misurare i cieli col metro? Ma no, figlioli cari, per misurare i cieli ci vogliono i minuti luce, le ore luce, gli anni luce. E per misurare la grandezza della fede e la grandezza della verità della fede ci vogliono le luci della eternità. E noi non possiamo misurarlo col nostro piccolo cervello, il nostro cervello è limitatissimo. Dio lo ha elevato, lo ha ingrandito, lo ha sublimato, gli ha dato una scienza la quale diventa per lui un patrimonio di vita e una vita. Ha bisogno solo di conoscerla e di viverne. Noi abbiamo il torto grandissimo di non conoscerla e di non viverne. Il mondo è un ammasso di ignoranza. Chi esercita un'arte, logicamente, deve sapere come esercitare quest'arte. Ora io faccio questa semplice paragone.
Voi cucinate, voi altre buone donne, senza dubbio. Siete le martiri della cucina, sì signore. Avete fiducia nella vostra arte culinaria, senza dubbio, se no non sareste in cucina. Ora vi dico, voi dovete sapere le professioni che dovete osservare nella cucina, che dovete sapere. Potreste mai andare incoscientemente nella cucina e dire, va bene, facciamo una cosa qualunque. Come viene, viene. E questi sono quelli i quali hanno una fede superficiale, incosciente e senza saperne nulla. Pure si dicono io sono cristiano, pure si dicono io ci credo. Ma come ci credi? Ecco un altro punto della fede. La fede gradatamente deve, ricordatelo bene, diventare contemplazione. Diventa prima conoscenza, poi diventa elevazione nella conoscenza, poi diventa pratica della fede, poi diventa amore, perché è impossibile conoscere l'infinito bene senza amarlo, diventa amore. L'amore diventa ammirazione, perché è impossibile amare senza ammirare le qualità della persona amata. L'ammirazione diventa contemplazione. L'anima cristiana, l'anima vostra, dovrebbe e deve abituarsi a questa contemplazione dell'infinità di Dio. Noi siamo troppo in basso. Noi non abbiamo ancora il telescopio che ci fa... Perché se noi guardassimo nella profondità dell'eternità, noi saremmo fiamme di amore verso di Dio. Sant'Antonio Abate stava nel deserto e in generale i solitari. Qual era la loro occupazione? Pregare. Qual era la loro preghiera? Meditare. Qual era la loro meditazione? Ammirare, sollevarsi, contemplare. E Sant'Antonio che stava tutta la notte in orazione, in contemplazione, e la notte gli sembrava un momento, rimproverava il sole, perché mi vieni a turbare nella bellezza delle mie elevazioni verso di Dio? La fede deve diventare come lo sviluppo dell'anima, perdonatemi, che deve tutta addolcirla, tutta penetrarla. Noi siamo piccoli fiori incolori. E se voi mettete un fiore incolore, lo mettete in un colore rosso, subito per i vasi capillari, quel colore va per tutto il fiore e lo rende rosso. Noi siamo senza colori, possiamo dire. Siamo miseria, siamo stoltezza. Per quanto possiamo avere di scienza umana, di scienza terrena, siamo sempre stoltezza. Se immergiamo l'anima nostra in questo mirabile oceano di verità, e di verità placidissima e semplicissima, come placido e semplice l'Evangelo, noi allora rimarremmo tutti pervasi dalla luce di Dio. E la luce di Dio riscaccerebbe da noi le tenebre della natura, le inclinazioni al male che porta con sé la tenebra della natura, lo smarrimento dell'anima nelle pene e nelle tribolazioni della vita. Io dico sempre al Signore, Signore, donaci la fede, una fede profonda. Signore, fai in modo che noi non possiamo disputare in certo qual modo, ma possiamo soltanto noi disputare per approfondire. Le discussioni sulla fede sono infatti nella radice, perché noi tante volte discutiamo sulla fede con uno spirito di ostilità, di obiezione, con uno spirito di riprovazione, per cui vorremmo trovare, diciamo così, una certa spiegazione, una forza colore. No. La fede bisogna considerarla, studiarla, meditarla, contemplarla con uno spirito di profondissima umiltà. Come chi indaga qualche cosa. L'astronomo non mette il telescopio innanzi al cielo per poter dire io devo vedere e devo dire io come sono fatti i cieli. Ma lo metto unicamente in una sottomissione assoluta alle leggi matematiche che regolano il cielo. Non può mettere neppure un atomo solo che sia del proprio. Ai movimenti degli astri, e non li muove lui, logicamente.
Quindi per l'astronomo la sua scienza è più una contemplazione. L'anima nostra deve essere tutta di Dio, tutta di Dio. Noi abbiamo la ginnastica della fede e non ce ne accorgiamo. Qual è la ginnastica della fede? Sono le tentazioni del demonio. Il demonio ci tenta, perché è stato il primo razionalista che ha tentato Adamo ed Eva e lo ha fatto cadere e precipitare con un falso razionamento, con una tenebra mascherata da luce. Il demonio ci tenta e noi nelle tentazioni, specialmente oggi che è così, così facile, noi possiamo nelle tentazioni lasciarci travolgere dal demonio. E il demonio ci travolge. Tanto vero che tante volte noi afferriamo le tentazioni e le subiamo supinamente, non le ricacciamo. E il demonio nelle tentazioni ci presenta sempre una sovrabbondanza di ragionamento. Come succede questo? Perché succede questo? E se Dio è Dio, questo non dovrebbe permetterlo. E come succede questo? Devi dire una sola cosa: credo mio Dio e ti amo, e basta. Perché se tu dici credo, tu sfuggi all'insidia del demonio. Gli accalappiatori dei cavalli indomiti hanno un laccio e lo gettano al collo, cavalcando essi un cavallo di corsa, e li afferrano i poledri. Il demonio così ci afferra, ci getta un laccio alla gola, ma questo laccio non lo getta soltanto alla gola, lo getta nell'intelligenza. E noi che siamo nella libertà dei figlioli di Dio, nella grandezza di questa libertà che è la fede, perché non c'è una libertà maggiore che gettarsi nell'infinito, il demonio ci accalappia, ci stringe e amareggia tutta la nostra vita e noi perdiamo la fede. I poveri infelici che hanno perduto la fede nelle sotterranee caverne del proprio pensiero non vedono più nulla, perché quando noi diciamo credo mio Dio, l'anima si eleva in alto e l'anima ha un volo verso del Signore. Perché Dio risponde alla parola dell'anima che dice credo mio Dio, e lo dice in un profondo senso di umiltà. Se dici credo vivi, ma se vuoi scrutare col tuo cervello e col tuo pensiero muori. È la tentazione del demonio che ci date sull'anima. Sì Signore, prova, ma è ginnastica, ed è ginnastica della fede. Per come si può legare, dobbiamo misurare la qualità della nostra fede dalla realtà del nostro senso di Dio incondizionato. Io credo, Signore, credo, e chiudo gli occhi. Sia benedetta la tua eterna verità, credo. Io credo, Signore, a tutte le cose che non comprendo, perché so che tu sei sapienza infinita. Io credo, Signore. Io credo, Signore, a tutte le cose che mi sembrano contrastanti. Io credo alla tua bontà nel vedere la miseria umana e il dolore umano. Io credo, Signore. Non ho bisogno di spiegazioni. Ho bisogno di sapere soltanto che tu sei nel cielo. Io credo, Signore, in mezzo a tutti gli sconcerti di questa umanità. Perché non c'è l'indrizzo di questi sconcerti della umanità. Abbiamo fiducia in Dio e non ci lasciamo mai sorprendere dalle tenebre della tentazione e dalle miserie della carne. Non c'è parola più sapiente che questa, credo mio Dio. Non c'è parola più accesa di questa, credo mio Dio. Non c'è una parola più pacificante di questa in tutti i problemi della vita, credo mio Dio. Quando noi pensiamo che siamo nella tenebra di questa povera nostra ignoranza, ma abbiamo questo sole che sorge, credo mio Dio. Quando noi pensiamo e siamo in mezzo a mille problemi che non sappiamo risolvere, ma abbiamo colui che li risolve nella sua divina provvidenza, credo mio Dio, quando è bene. Quando pensiamo che la mente più elevata di questo mondo, che può dare tutte le elucubrazioni possibili e immaginabili, non è una mente che possa concepire questa sola parola, credo mio Dio. E il dire credo mio Dio è la scienza delle scienze, è la sapienza delle sapienze, è l'elevazione dell'anima. E vivere di fede non significa semplicemente dire io sono cristiano, quasi che noi fossimo forzati a credere la verità della fede. No, noi dobbiamo vivere di fede come uno che ascende in montagna, ascende in mezzo al profumo dei fiori, alla bellezza degli orizzonti, alla sublimità del sole che sorge o del sole che tramonta, alla meraviglia del mare lontano,
che perché vede un orizzonte sterminato, e non c'è un orizzonte più sterminato di questo, credo, mio Dio. L'intelletto si curva e si lancia nell'infinito, credo, mio Dio. La volontà si piega e si lancia nella volontà di Dio per amore, credo, mio Dio. Il cuore palpita ed è l'istrumento più bello che possa cantare a Dio, credo, mio Dio. Perché il credere suppone l'amore, e l'amore suppone la dedizione a Dio. La dedizione a Dio suppone lo slancio verso di Dio completo. Per cui l'anima, che pur sulla terra si trova in mezzo a mille tenebre e a mille oscurità, perché il demonio circuita guerra in quel dolore, specialmente nel campo della fede, per farsi perdere questa visuale del cielo, mentre noi in queste tenebre, in queste oscurità, ci sentiamo smarriti, basta questo filo sublime di luce, questa stella polare, meravigliosa stella polare, che ti guida in queste tenebre, credo, mio Dio, credo, mio Dio. Oh Gesù, io ti domando una grande fede, e te la domando per questo povero mondo abbandonato, abbandonato nei sogni spaventosi della sua fantasia e dei suoi errori. Passa sul mondo l'uragano, e l'uragano porta le tenebre, e cade fitta la grandine sopra di questa povera e miserabile umanità. Noi ci salviamo al di sopra delle nubi, e al di sopra delle nubi procellose c'è sempre la luce del sole. Ci sei tu? Credo, mio Dio. E l'anima vede come si sono realizzati i disegni di Dio nell'universo, nella povera storia di questa terra, la quale non è sola, perché chissà quante storie ci sono nell'universo che noi ignoriamo, e quante armonie Dio ha messe nella creazione che noi non possiamo percepire. Santo, santo, santo il Signore Dio degli eserciti, il Dio delle potenze. Che cos'è questo trisaggio? Santo, santo, santo. E come l'accordo perfetto di questa musica arcana e meravigliosa, perché santo l'infinita potenza, santo l'infinita sapienza, santo l'infinito amore. Santo, santo, santo. E l'anima lo dice insieme con gli angeli nello slancio dell'anima sua, santo, 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 quell'anima che tante volte non ha riconosciuto la santità di Dio, quell'anima che tante volte ha dubitato della potenza di Dio, quell'anima che tante volte ha giudicato Dio alla stregua dei suoi miserabili pensieri. E poi un altro vocabolario per farvi capire, figlioli miei, un altro vocabolario. Noi ci possiamo essere sopra di questa terra delle meschinità. L'anima ignorante, che non sa neppure leggere e scrivere, ma sa dire questa parola, credo, mio Dio, ha aperto il volume più sublime che poteva aprire, ha avuto la conoscenza più grande che potesse avere. Per questo Gesù, dolcissimo, donaci una grande fede. Quante volte sono passate le tenebre anche nell'anima mia, perché il demonio tenda, 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 ma queste tenebre non riusciranno a distruggere nel cuore mio la fede, perché tu mi hai dato tanti, tanti argomenti, un insieme di fatti, di azioni, di meraviglie, di sviluppi meravigliosi che ci appariscono nell'eternità e alla luce dei quali l'anima capisce la grandezza di Dio. È il libro aperto della scrittura, è il libro dei sette sigilli dei quali parla l'Apocalisse. Su questo libro c'è l'agnello di Dio, si aprono i suggelli, e i suggelli sono amore, e i suggelli sono luce, e i suggelli sono carità, e i suggelli sono splendore. L'anima è tratta da questa corrente mirabile e spinta verso di Dio. Ama, ama, ama in una felicità che non si spegne mai, in una felicità che non può perire mai. Io non so esprimermi, credo, mio Dio. La luce della tua adorabile Trinità, sei potenza, sei sapienza, sei amore, credo, mio Dio. La luce che viene dalla tua infinità, raggio che si porta su questa nullità, il raggio che risplende in questa povera anima oscura, ti amo, mio Dio, ti amo, mio Dio, ti credo, mio Dio.